Market Star, format esclusivo di Le Fonti TV. Ogni mese facciamo il punto della situazione sui mercati, anche in termini, anzi soprattutto in termini concreti per gli investitori, con la collaborazione di Morningstar Italy. E io saluto Marco Caprotti, editor di Morningstar Italy, che è con me per questa puntata di dicembre che chiude l'anno. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno a voi e a chi ci segue. Beh, diciamo che è una puntata un po' anche di bilancio, no? Di fine 2021, un anno che ha dato da una parte molte soddisfazioni, dall'altro che ha creato un po' di incertezze e punti interrogativi per gli investitori, che naturalmente hanno cercato di capire come orientarsi nella giungla degli investimenti. È quello che cerchiamo di fare sempre un po' con voi, quello di capire quali sono le tendenze e i trend fondamentali proprio a partire dai movimenti di mercato. Allora, io direi che per questa puntata di dicembre, Marco, se sei d'accordo, possiamo collegare tutto al tema portante. Non è solo un tema portante del mese di dicembre, ma lo è da un po' di mesi, che è quello dell'inflazione. Ne parliamo a mai finire. Naturalmente a questo c'è collegato il ruolo delle banche centrali. Siamo in un momento cruciale anche per le decisioni delle banche centrali, che naturalmente andranno a movimentare o meno i mercati. Possiamo aspettarci chiaramente delle inversioni di tendenze, ma detto questo, dobbiamo cercare anche di dare dei suggerimenti, definiamoli così, agli investitori su come difendersi dall'inflazione, no? Perché il timore è elevato e ancora non è evaporato. Allora, io direi di partire. Intanto ti chiedo un commento in generale su questo tema. Resta sempre in pole position, punto di domanda, e poi cominciamo a declinarlo nei vari segmenti e settori di mercato, Marco. Ma guarda, ti dico, noi stiamo facendo proprio questa settimana una settimana speciale dedicata alle previsioni per il 2022, e abbiamo visto, sia parlando con i gestori, sia seguendo un po' quelle che sono le nostre analisi, che in effetti l'inflazione e i movimenti, le decisioni che potranno prendere le banche centrali, che prenderanno quasi sicuramente le banche centrali, saranno un po' il tema dominante dell'anno, perlomeno nella prima parte dell'anno, ma presumibilmente per tutto il 2022. Per cui, come dicevi giustamente, l'inflazione, il tema inflazione c'è, non è questione di queste settimane, pare essere qui per restare, insomma. Sì, assolutamente, anzi appunto si sveste anche della parola transitoria, no? che l'ha definita per un po', quindi assolutamente vuol dire che per un po' ce la dovremmo portare appresso. E proprio per questo motivo, come dicevamo, cerchiamo di spiegare un po' come fare a difendersi dall'inflazione. Allora, io partirei dal primo tema che voglio analizzare con te oggi, cioè quello che riguarda le infrastrutture. Perché investire nelle infrastrutture? Perché possono dare degli spunti interessanti, Marco. Ma allora, sulle infrastrutture generalmente vale la pena, insomma, alle infrastrutture vale la pena guardare quando ci sono movimenti di quando l'inflazione sostanzialmente si rialza. Perché come asset tipicamente è un asset difensivo per quanto riguarda l'inflazione. Nel caso specifico, a portare riflettori un pochino di più su questo settore, c'è il piano Biden per le infrastrutture, per quello che è stato approvato il 5 di novembre. Sostanzialmente miliardi di lavori in strade, aeroporti, tra l'altro un tema che porta anche sulla svolta green che vuole dare l'amministrazione Biden agli Stati Uniti. Peraltro è un tema che interessa tantissimo anche l'Europa, con Next Generation per esempio. Peraltro è un tema che a livello strettamente operativo interessa anche alcune aziende italiane, per esempio, che hanno forti attività negli Stati Uniti. Penso a Cementir, penso a Buzzi Unicem, penso a WeBuild, insomma tutte società italiane che però negli Stati Uniti realizzano buona parte del loro fatturato. Sì. C'è un approccio, diciamo così, alle infrastrutture, nel senso che non bisogna metterle in portafoglio così, nel senso riempire il portafoglio di infrastrutture, nonostante il tema prometta di essere forte. Sostanzialmente bisogna approcciarsi all'asset facendosi delle domande. Innanzitutto capire le infrastrutture, le società di infrastrutture, quale ruolo hanno la struttura sociale ed economica di un paese. Se si tratta di beni fisici di lunga durata che ci chiedono ingenti investimenti di capitale, e se hanno bassi costi operativi. Quindi, riassumendo, i vantaggi, i punti dell'investimento nelle infrastrutture sono la resistenza nelle fasi di ribasso, perché sono comunque decorrelati
anche dal resto, diciamo così, del mercato, danno rendimenti stabili e sono comunque una protezione dall'inflazione. Okay. Secondo i nostri analisti, un modo ottimale per approcciare questo settore è attraverso i fondi di investimento. Ok. C'è un altro aspetto che mi sembra sia abbastanza rilevante in questo momento, cioè chi va alla caccia dei dividendi con le banche europee. Io già do l'input, insomma, per l'altro tema che volevo affrontare con te, ma cerchiamo di capire perché ci si rivolge alle banche europee, insomma, e si va a caccia dei dividendi rivolgendosi agli istituti del vecchio continente. Allora, i dividendi sono sempre un tema abbastanza forte per gli investitori, sono un tema comunque interessante. Il discorso delle banche europee, perché facendo insomma alcune analisi, viene fuori che le banche europee nel 2022 potrebbero dare un dividend yield del 5%, il che è abbastanza interessante considerando che il resto del mercato offre un rendimento da dividendo del 2,5%. Quindi voglio dire, c'è una grossa differenza fra banche e il resto del mercato, comprendendo anche i settori tipo le utility o le TLC, che storicamente sono quei settori che pagano buoni dividendi. Il vantaggio delle banche in questo caso è che danno dividendi stabili, per cui si può essere, diciamo, ragionevolmente, comunque mediamente sicuri che il dividendo che verrà pagato l'anno prossimo tendenzialmente anche nei prossimi anni verrà erogato. L'altro aspetto interessante delle banche è che potrebbero tornare nel mirino dei gestori che sono concentrati sull'income, quindi sui titoli che danno dividendo. Le banche erano uscite dagli indici specializzati sui dividendi perché a causa della pandemia avevano dovuto bloccare lo stacco della cedola. Adesso, con la possibilità di ritornare a pagare dividendi, torneranno negli indici di riferimento e quindi presumibilmente torneranno anche nei portafogli dei gestori specializzati. Ok, allora Marco, guarda, un altro tema di attualità, ovviamente sempre in pole position il tema dell'inflazione, ma un altro tema di attualità di cui si sta parlando molto è il gas. Allora, con te a me piacerebbe capire, visto che ne abbiamo già accennato anche in altre puntate, come sta della corsa all'idrogeno, fondamentalmente, per non girare troppo intorno alla questione. Cosa sta succedendo al segmento, se insomma si stanno facendo dei buoni passi e eventualmente quali ostacoli permangono, insomma, in tutto ciò? Allora, l'idrogeno sicuramente è uno degli elementi più interessanti per quanto riguarda, diciamo, la svolta verso un mondo più sostenibile. Se ne parlava anche nei giorni scorsi nelle varie riunioni a livello europeo, anche sì, per motivi in qualche modo geopolitici, eccetera. Sicuramente viene considerato un elemento fondamentale per arrivare a un mondo più sostenibile, diciamo così, per dirlo in maniera molto, molto facile. A nostro avviso c'è un eccesso di euforia sull'idrogeno, nel senso che sicuramente è un elemento fondamentale per arrivare a un mondo con emissioni più basse, però certe previsioni di crescita dell'utilizzo dell'idrogeno ci sembrano un po' esagerate, insomma, perché i costi comunque per utilizzarlo, per estrarlo, per arrivare a un ammodernamento, eccetera, sono comunque ancora molto alti. In tendenza, però, sicuramente è un elemento da tenere in considerazione dal punto di vista operativo, soprattutto attraverso quelle società che si occupano di gas industriale e che in questo momento, penso ad Air Liquide, per dirne una, sì, Linde, per dirne un'altra, stanno già puntando molto sull'idrogeno, quindi da questo punto di vista sono già posizionati, sono già pronti per la prossima rivoluzione, se vogliamo chiamarla. Ok, allora ho aperto questa puntata parlando di una sorta di bilancio che avremmo dovuto fare per questa ultima puntata, appunto, del 2021. Proiettiamoci anche all'anno prossimo, insomma, per capire a livello previsionale cosa possiamo aspettarci, e in effetti ci stiamo un po' riempiendo la testa di previsioni varie, no? Sui vari paesi, crescita, non crescita, insomma, quindi i famosi rating che arrivano. Ecco,
Però, siccome permangono ancora, lo dicevamo anche questo, Marco, tante incertezze, cioè quest'anno comunque ci ha dato tante soddisfazioni, ma anche molti punti interrogativi. Ecco, cosa potrebbe succedere ai rating sovrani? Potrebbe modificarsi in corsa il giudizio che stiamo analizzando e ascoltando oggi? Allora, è possibile che ci possano essere delle revisioni nei giudizi dei rating sovrani, considerando, diciamo così, tutte le incertezze che ci sono nell'aria. Una, ne stiamo parlando, è quella dell'inflazione. Appunto, bisogna capire se è transitoria, a questo punto bisogna dare un significato più preciso a transitoria, insomma. Altri elementi da tenere in considerazione sono venuti fuori nelle ultime settimane, penso alla variante Omicron, per esempio, di cui non si sa ancora molto, non si capisce in che modo potrà condizionare l'atteggiamento dei governi e comunque le economie. Un altro elemento da tenere in considerazione sono, per esempio, i rapporti fra USA e Cina. Anche questo potrebbe avere di riflesso anche qui problemi sull'inflazione, se ci dovessero essere problemi nelle forniture. Insomma, nubi all'orizzonte per quanto riguarda anche i rating sovrani. Ce ne sono, per cui per esempio la nostra società che si occupa di rating, di DBRS Morningstar, si occupa proprio di rating sovrani, non esclude di poter cambiare i rating su alcune zone. Ci sono alcune zone che sono particolarmente a rischio, okay. Mi viene in mente l'America Latina, per esempio, una di queste. Ok. E invece, appunto, quali altri aspetti potrebbero, o meglio, segmenti, settori, tendenze, trend da parte degli investitori potrebbero essere penalizzati proprio dal tema dell'inflazione? Anche su qui, no, la leghiamo sempre oltre al tema in sé, in senso strutturale, proprio ancora all'incertezza che abbiamo sulla sua temporaneità, appunto transitorietà, se vogliamo utilizzare la parola che usa sempre Jerome Powell, piuttosto che sulla sua invece impostazione più strutturale, usiamo ancora questa parola. Io direi di parlare, cosa che abbiamo fatto anche nella puntata precedente, quindi riprenderei anche in questo caso, di M&A, quindi ci spostiamo in America, e poi anche sui titoli FANG, perché anche qui, insomma, insomma, voglio capire se c'è stata un'inversione di tendenza, se c'è ancora interesse, oppure se a causa proprio di tutte queste incertezze anche lì c'è stata una variazione di come dire, visione da parte degli investitori. Allora, per quanto riguarda le fusioni e acquisizioni, sì, quando si parla di M&A si parla tendenzialmente di America, perché è il mercato più grande. Eh sì, esatto. Per questo tipo di... Qua c'entrerà l'inflazione in futuro? Eh beh sì, perché comunque con un rafforzamento del dollaro, i movimenti sul dollaro, tutto questo rischia in qualche modo di chiudere il mercato americano delle M&A alle multinazionali estere, per esempio. Dal punto di vista delle M&A poi ci sono anche americane, nella fattispecie, ci sono dei problemi normativi, perché le autorità regolamentari stanno un po' cercando di stringere su alcuni aspetti normativi, per esempio faccio un esempio sulle fusioni cross border, andranno ad analizzare molto più approfonditamente se queste potranno avere un impatto sul mercato del lavoro del paese coinvolto nella fusione, diciamo così. Per cui, sì. Insomma, ci sono tutta una serie di ostacoli che potrebbero in qualche modo rallentare le M&A americane, che comunque sono andate molto bene sia nel 2020 che nel 2021. Per quanto riguarda i FANG, quindi scusami, allora 2020-2021 sono stati anni interessanti per le M&A, però appunto a causa dell'inflazione adesso potrebbero essere un po' penalizzati. Inflazione e problemi normativi. Oh, esatto. Ok, invece titoli FANG, appunto. Che titoli FANG, quando parliamo di FANG parliamo di Facebook, Amazon, insomma, esatto, sì. Le grandi che conosciamo tutti, diciamo così. Che nel corso del 2020, per esempio, hanno condizionato parecchio i rendimenti del mercato, perché hanno pesato in qualche modo per credo più o meno la cifra intorno al 30% dei rendimenti del mercato, una cosa del genere. Adesso sono arrivati quasi al 3% dei rendimenti del mercato. Questo vuol dire che in qualche modo il loro peso nei portafogli sta calando, un po' perché erano arrivati a quotazioni, insomma, decisamente molto molto alte, un po' perché queste quotazioni molto alte concentrate su così pochi titoli portano a dei problemi, nel senso, i portafogli molto concentrati tipicamente sono portafogli molto pericolosi.
Questo perché appunto se un piccolo gruppo di azioni, in questo caso i FANG, per un motivo o per un altro cominciano a perdere valore, tutto il portafoglio concentrato sui FANG, magari con un minimo di diversificazione eccetera, crolla insieme a loro. Questo riporta il tema in qualche modo sempre della diversificazione dei portafogli e di dedicare sempre a concentrazione di portafogli. Torniamo anche al discorso di infrastrutture, per esempio, e di portafogli che sono in qualche modo hanno il focus su determinati settori o anche su singoli paesi, devono sempre avere in qualche modo una piccola parte, devono essere una piccola parte di un portafoglio sicuramente molto più diversificato, e in questo caso, per parlare del 2022, tenga conto proprio del fattore inflazione. Ok, quindi comunque questa potrebbe essere una buona notizia per gli investitori, perché poi no, non c'è solo un'unica direzione, ma appunto ancor di più si va verso una diversificazione del portafoglio, come dicevi tu, quindi insomma sembra una buona notizia, giusto Marco? No, è assolutamente una buona notizia, anche perché poi diciamo c'è un mercato, non è fatto solo di FANG, voglio dire. Eh no, appunto. sul mercato ci sono tantissime storie, tra l'altro molte sottovalutate dal mercato, che possono poi rivelarsi delle buone occasioni di investimento. Ecco, questo è un argomento interessante che potremmo anche approfondire, cioè il fatto che in effetti, poi soprattutto forse nel periodo del Covid, no, ci sono stati dei settori chiaramente che ne hanno beneficiato e quindi gli investitori si sono concentrati su quello. Non è che poi la tendenza rimane tale, perché è stato un periodo particolare, però come dici tu è bene ricordare ogni tanto che il mercato ha mille sfaccettature, mille sfumature, mille possibilità, e spesso purtroppo, ma questo avviene un po' in tutte le questioni, ci si dirige verso le cose di cui si parla di più, no? Però altri aspetti vengono assolutamente sottovalutati e a volte anche ignorati, quindi ancora peggio. Questo mi ha dato uno spunto per un ottimo approfondimento per andare ad analizzare ancora più il mercato. Allora Marco, chiudendo, andando a conclusione, cosa ti senti di dire ai nostri telespettatori, che poi sono investitori, operatori di mercato, insomma, per questo passaggio dal 2021 al 2022? Ah, il consiglio che diamo noi di solito è di non concentrarsi mai poi sulle questioni di breve termine, nel senso avere un portafoglio diversificato che guarda nel lungo termine, non farsi prendere dal panico da notizie improvvise che arrivano, cercare in qualche modo, adesso non voglio dire di dimenticare il portafoglio, però di non pensarci tutti i giorni. Ci sono notizie che arrivano, farsi un piano di lungo periodo e poi aggiustare di anno in anno il portafoglio a seconda delle cose che stanno succedendo, delle cose che potrebbero succedere, però insomma in qualche modo di stare diversificati sicuramente, tenere conto che ci sono trend di lungo periodo che nel breve possono avere delle fasi di arresto. Se però sono storie secolari, per esempio, presumibile che nel lungo periodo poi, se anche stanno subendo una fase in qualche modo di stanca, poi si ripiglino. Certo, assolutamente. E poi buon Natale a tutti. Assolutamente, insomma, flessibilità, ci vuole sempre. Allora, strategia, struttura ovviamente degli investimenti, ma anche flessibilità, pronti a modificarlo a seconda dell'andamento del mercato e di elementi che non possiamo certo prevedere noi prima, cioè cose che non dipendono assolutamente da noi. Allora, Marco Caprotti, grazie, Morningstar Italy, grazie per la collaborazione come sempre con Market Star e alla prossima puntata. Grazie a voi, arrivederci.